Christian di La Spezia è stato il protagonista della puntata di Affari Tuoi di giovedì 30 maggio. La partita di Christian è cominciata male. Il primo pacco conteneva 300.000 euro, il secondo 50.000, il terzo 10.000, il quarto 5.000, il quinto 30.000. Solo la sesta chiamata gli ha permesso di esultare, rivelando solo 50 euro. La prima offerta del dottore è stata di 20.000 euro. «Ringrazio il dottore, è una cifra importante. Io lavoro nel turismo, insieme a mia sorella affittiamo camere. Il turismo non manca, la costa è bella. Sono anche uno sportivo, gioco a calcio. So che a volte le partite iniziano in salita, ma finiscono solo quando l'arbitro fischia. Anche se siamo partiti male, vedo ancora un bel tabellone. Quindi giochiamo», ha detto Christian prima di rifiutare l'offerta. Dopo aver aperto un pacco blu e uno rosso, 75.000 euro, è arrivata un'altra proposta del dottore, il cambio, che Christian ha rifiutato su consiglio della madre. «Mi fido di mamma Silvia». Dopo aver aperto un altro blu e un altro rosso, il dottore ha offerto 25.000 euro. «Oggi dovevo essere qui con mia sorella, che potrebbe partorire da un momento all'altro. Lei mi ha detto di osare, ma con razionalità. Rispetto la sua volontà, ringrazio e osiamo, rifiutiamo». Aperto il pacco da 0 euro, è arrivata un'altra offerta. 30.000 euro, anche stavolta, rifiutata. Christian e sua madre Silvia si sono trovati con 3 pacchi blu e 3 rossi. Il dottore ha offerto la cifra più alta della serata, 40.000 euro, anch'essa rifiutata. Eliminato il pacco da 15.000 euro, sono rimasti con 2 rossi, 100.000 e 200.000, e 2 blu, 10 e 75 euro. E il dottore ha offerto di nuovo la stessa cifra. «Decisione difficile. Non voglio mancare di rispetto a questa cifra, ma voglio andare fino in fondo. Rifiuto e vado avanti», ha detto Christian. La sorella che doveva giocare è ora in sala parto. «Sta per partorire e non sa nulla», ha commentato Amadeus. Christian ha chiamato un altro pacco, eliminando i 200.000 euro, poi i 75 euro. Rimasto con 100.000 e 10 euro, ha chiesto al dottore 70.000 euro, ma quest'ultimo ha risposto con 35.000 euro. «A questo punto, scelgo il male minore. Sarà difficile dormire stanotte, ma è un gioco. Ci siamo divertiti. Però bisogna giocare con razionalità e lucidità. Sarebbe peggio tornare a casa con 10 euro, quindi accettiamo», ha concluso Christian. «Peccato, visto che nel pacco aveva 100.000 euro». Iscriviti e attiva la campanella.